Si annuncia un fine luglio scottante, quello che assegnerà al Ciocco i titoli nazionali di mountain bike per le discipline short track e cross country eliminato. Al Ciocco Bike Circle si disputeranno sabato 27 e domenica 28 luglio le prove che vedranno al via in entrambe le giornate allievi ed esordienti, junior e master, mentre elite under 23 saranno della partita solo per le prove della domenica. Sabato 27 sarà una giornata all'insegna dell'adrenalina con la gara di short track, tra le più recenti del panorama mountain bike, terzo titolo italiano nella sua giovane storia. Domenica 28 le emozioni non accenneranno a diminuire, andrà in scena la prova Eliminator che vedrà sfidarsi tutte le categorie, dagli esordienti ai master. Dopo la fase di qualificazione gli atleti si sfideranno in batterie da 4 e avanzeranno ai turni successivi solo i primi due al traguardo. Tutte le prove dell'eliminazione si svolgono infatti su percorsi brevi, solitamente tra i 500 e i 1000 metri, che possono essere arricchiti da elementi tecnici ed ostacoli di vario genere, come gradini, dislivelli, ripidi, ponti o strutture in legno. La parola d'ordine delle prove tricolori del Ciocco sarà senza dubbio la dinamicità, che renderà speciale il weekend di fine luglio, quando in contemporanea andranno in scena in Francia niente meno che le sfide per le ruote grasse per i giochi olimpici. E magari chissà che qualche protagonista del Ciocco non lo sia fra 4 anni a Los Angeles 2028.